Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots Game. Siamo qui oggi con un nuovo episodio di Europa Universalis 4, espansione dei Cossacks con Castiglia allo scopo di conquistare tutte le coste del mondo. Dunque, siamo ancora invischiati in questa guerra con i Mamelucchi che faceva parte dell'operazione Cartago. Tutta la guerra era un piano per togliere le alleanze dei Mamelucchi ottomani con Tunisi, speriamo non le rifacciano in futuro nel caso riattuiamo il piano. O invece probabilmente attaccheremo il Marocco e attacchiamo ancora loro come non co-belligeranti, qualcosa del genere. Comunque siamo in guerra ancora con loro. Lo scopo sarebbe quello di umiliarli perché sono dei nostri rivali. Speriamo di riuscirci, insomma, perché questi qui purtroppo ho fatto pace perché stavano arrivando degli eserciti e ho voluto farla velocemente. E forse c'erano anche degli eserciti tunisini che disturbavano. Adesso dovrei riguardare la fine dello scorso episodio. Comunque, avendo fatto ciò, questi qua sono in bandiera nera. Per fortuna si stanno spostando, quindi penso andranno, non lo so, nel primo territorio a loro utile. Forse qua o si fermano qui, non ho idea. O prendono le navi e tornano a casa. Facciano qualcosa. Comunque, in questo momento sono occupati e noi abbiamo solo 16.000 uomini perché ne abbiamo persi 17.000 nella scorsa battaglia. È stato un disastro qua. Però vabbè, ormai è andata. Quindi vediamo di capire se riusciamo a umiliarli o fare velocemente una pace bianca. Certo è che vorrei perlomeno conquistare questa zona. Poi, invece, per quanto riguarda il futuro, sta per finire la trega col Galles e quindi li attaccheremo. Dunque, il mio piano è attaccare il Galles, fare in modo che Aragona, Napoli e tutti quanti portino le loro truppe qui. Dopodiché attaccare l'Inghilterra, perché anche la tregua con l'Inghilterra finisce in realtà prima, però li attaccheremo ovviamente più tardi. Questo è il piano per quanto riguarda l'Europa. Terza cosa che riguarda l'Europa sarà il Portogallo. Caro Sand non vuole che attacco il Portogallo, ma come fai a impedirmi di andare a prendermi queste cose? Tra l'altro dovremmo fare un claim su Golden Coast, però abbiamo dei problemi. I problemi sono con le nazioni coloniali. Dunque, ora in Europa ci sono ben 5 nazioni coloniali. Voi dite, quali sono? Castiglia e Portogallo e fin qua è Pacifico. Poi sappiamo che ci sono gli inglesi. Infatti sono qua. Poi mi sono accorto che ci sono i francesi. Infatti eccoli qua che sono arrivati. E questi saranno un grosso problema. E poi qualcuno ha preso le Bermuda. Ovvero i britannici. Non i britannici, ma i britannici. Sono questi. E perché infatti anche loro hanno le idee esplorative, fino alla terza, quindi possono fare una colonia alla volta, ma le possono fare anche loro. Quindi direi, prima cosa diciamo a questi che ci interessa la punta, perché alla Francia non interessa, e li mettiamo come ostili. Anzi, oltre che la punta, ci interessa anche lì. Lì l'abbiamo detto. Ok, va bene. Il resto non ci interessa, beh, a questo punto tanto siamo in guerra, mettiamo pure quelli, ma non è una grossa priorità, anzi, già che ci siamo, mettiamo pure questi. Così perché lui dovrebbe poter fare claim anche su questi territori qua. No, però sono scozzesi, ho fatto una boiata, pensavo fossero inglesi, togliamoli subito. Poi oggi c'è stata una patch, hanno, non una patch gigante, quelle correttive. La loro correzione è stata dire che tolgono i bug grafici, ma non l'hanno fatto. Cioè, basta guardare qua, cliccate qui, fate così, vedete? Ci sono già i bug. E poi hanno tolto la Groenlandia dal territorio della colonia canadese. Quindi adesso, niente, fa parte dell'America, ma non è una zona coloniale. Perché è nel subcontinente europeo. Vedete? Dicono che sono Sub Arctic Island e fanno parte del subcontinente europeo. Non si capisce cosa voglia dire, però l'Europa è sia un continente che un subcontinente a quanto pare. Comunque, per quanto riguarda la Bretagna, cercheremo di dichiarargli guerra. L'Inghilterra qua li lascerei anche in pace, tanto vanno avanti talmente piano che mi fanno abbastanza ridere. Il Portogallo conquisteremo tutta questa zona quando è il tempo, perché comunque le zone portoghesi per noi rappresentano zone di praticamente patria, nel senso che hanno la cultura accettata, vedete, adesso è gialla, ma quando diventeremo un impero
diventerà al 100%, anzi secondo me appena conquistiamo Lisbona diventerà al 100% come questa qua andalusiana, verde, quindi completamente accettata. Quindi in realtà lasciarli colonizzare soprattutto zone come queste con 1 milione di nativi cattivi in realtà è proprio una cosa positiva. Ecco, per esempio, hanno trovato pure delle robe buone, quindi bravi portoghesi. Qua non avete trovato niente di che. Potevate trovare un po' di avorio, eh? Ivori, costumi, mi vuoi trovarlo in legna, però va bene lo stesso. Poi, per quanto riguarda invece i francesi, la cosa è un pochino più complicata, perché saremo costretti a fare una guerra. Di sicuro andremo in guerra con i francesi, ma magari non subito. La cosa invece che dovremo fare subito sarà creare una nazione coloniale in Colombia, prima di loro, ecco, vedete che già sta andando tutto via, prima di loro. Allora, in Colombia la nazione coloniale la creiamo tra Panama e Cartagena, fare tipo da qua a queste zone qui. Quindi ci andiamo subito, appena le nostre quattro colonie finiscono, andiamo a farne una lì. Successivamente vediamo cosa fare con questi, se vanno qua ci dobbiamo andare anche noi. Forse ci conviene tappare la Louisiana, cioè mettergli proprio il tappo, quindi prendere questi qua, ho preso quello giusto, e questo qui sì. Pigliamo 1, 2, 3, 4, magari ne mettiamo un'altra giusto per fare nascere la nazione e poi ci dedichiamo alle colonie Castel America, quindi a questa zona qua degli Stati Uniti, che avranno un altro nome. Perfetto. Ah, e soprattutto finirà questa colonia, quindi dovremo dargli un nome. Nei commenti avete scritto delle cose, ne parleremo successivamente. Perfetto, allora, due azioni. Volevo mettere questa barchetta qui. Bene. E questo lo possiamo dividere in due. E vai qua. Bene, così iniziamo a spostarsi subito là sotto. Questa qua è praticamente finita. 34-34 finiranno a brevissimo. Dobbiamo decidere cosa fare qua, insomma. Allora, innanzitutto fermati lì che non c'è necessità che vai in fondo. Poi volevo fare una cosa che ho già provato a fare all'inizio di questa campagna, ovvero uccidere il mio erede. Allora, in realtà ha 19 anni, perché visto che ho ripreso a registrare dopo il periodo di inattività, diciamo, mi sono dimenticato di farlo, era una tra quelle cose importanti, quindi abbiamo perso 4 anni perché ne ha già 19. Però vorrei renderlo generale e farlo morire. Adesso, questa qui speriamo viva a lungo, tanto da che questo muore avere un altro figlio. Però questo qua deve morire perché 131 io non lo voglio come sovrano, quindi anche se è meglio perdere stabilità piuttosto che avere un sovrano così. Quindi incrociamo le dita. 3 di siege, non è male, eh? Non è affatto male. Teniamolo qua. Perfetto, dai. Continuiamo questa guerra. Andiamo a distruggere loro e cerchiamo di capire come fare qua. Nel frattempo, appena questo torna a casa, farei un claim sulla Bretagna. Allora, va bene, bravo che ho messo in pausa da solo. Claim sulle Bermuda, grazie. Poi, perdiamo uno di tax qui. Allora, possiamo fare che i nobili pigliano 5 di lealtà e per 20 anni abbiamo il morale delle armi più basso, non si può assolutamente fare questa cosa, e il costo di stabilità meno, siamo già a 3. O se no, Soria perde uno di tasse e piglia uno di... e piglia 25, però si sposta a Toledo. I nobili perdono 5 di lealtà. Dunque, cari nobili, voi siete a 74, quindi direi che va bene così. Gli altri possiamo fare qualcosa? No. Mi piacerebbe fare questo, però siamo già troppo alti, quindi niente. Spero di non aver cliccato nulla. Ok, facciamo il primo. Perfetto. Spacchiamo questi. Anche questo esercito è con la bandiera nera. E però qua è già tornato alla grande. Scappa Napoli.
Chissà dove sono quelli. Consiglio di. Non di Trento, ma di Buazzan. Tra l'altro qua come siano messi? Qua sono cattolici. La Boemia cattolica. Eh sì, e renderemo anche tutta questa zona cattolica, vedrete, sarà un bellissimo divertimento. Però non facciamo la controriforma, perché a me non piace proprio perdere tecnologia e idee. Abbiamo davvero due missionari in più, ma la forza di missionari è solo contro gli eretici, quindi mi serve a ben poco, a dire la verità. Facciamo fuori quelli. Bene. Questi stanno tornando, da che parte vanno? Cerchiamo di capire da che parte vanno quelli di qua. Se dobbiamo scappare. Facciamo così. Non so se è il caso. No, facciamoli reintegrare per adesso, dai. Facciamo così, così e così. Iniziamo a portarli lì. E poi vediamo se fare i mercenari. Poi questi qua non mi servono più a niente. Diciamo agli amici che se vogliono possono passare da noi. Magari Aragona si fa una buona idea di questa roba. Chissà dove sono le loro truppe. Sono perse qui nella nebbia. Me l'aspetto che sbucano da un momento all'altro io. Allora, facciamo così. Ok, iniziamo a portare questo qua. Stanno venendo verso di noi, quindi non facciamo in tempo. Non facciamo in tempo a prenderci questo, ma almeno liberiamo i nostri territori. State qui così. Ok. Anche qua è inutile perdere altro morale, quindi andiamocene via. Perfetto. Ok, è finita. Allora, la tregua con l'Inghilterra è conclusa. Nuova Castiglia. E qua, allora, i nomi sono stati Santa Panza di. Tanto togliamo questo sotto. Santa Panza di Sand. E l'altra proposta di Claudio era Narcos Land. Tra le due, quella che mi sembrava più simpatica è Narcos Land. Non offenderti, Sand, perché tu hai già una statua nella tua colonia privata, quindi una testa, e dovrebbe. Sì, dai, mi piace. Poi comunque in realtà rispetto alle prime versioni del gioco, volendo la possiamo cambiare tutte le volte che vogliamo. Basta far qua customize e si cambia il nome senza nessun problema. Quindi ditemi se voi avete cambiato idea, insomma. Si è liberato quello, quindi io andrei a farmi una bella roba a Panama. E in più, diciamo alla flotta di qui, che lei non porta più nessuno, porta solo degli amici. Poi ci dovrebbe essere una nostra flotta piccolina in viaggio. Tu invece li porti le persone. E andiamo giù. Ok, perfetto. Anche questa si sposta qui, che finirà brevissima. Poi spostiamo queste due qua e ci facciamo un'altra nazione coloniale lì. Questa cosa serve dunque? Perché vedete che per esempio qua siamo stati i primi a creare una nazione coloniale e ora c'è il Trattato di Tortillas sia qua che in Brasile. Mentre in Colombia non c'è perché non siamo ancora stati lì. C'è qua, adesso non ci sono zone. No, ecco, vedete qua, Claim by Castile. Infatti questo è aumentato a 155 l'anno, che è un numero pazzesco. Quindi cosa vuol dire? Che facendo così la Francia, che è cattolica, avrà un malus e magari si sposta in altre zone. Quindi questo è un po' il mio obiettivo segreto malefico. Vediamo un po' dove sono. Forse sono tornati indietro. Cosa dici? Proviamo. Si sono proprio attaccati noi quelli di Tlemcen. Andiamo lì così, vediamo se riusciamo a fare il biscotto. Dammi questi. Arrivano? No, vanno via, vanno via. Stanno andando via, se riusciamo a prendercela facciamo proprio un bel lavoro. Bene, finita anche questa, vedi anche te. L'altra ci pigliamo Cartagena, che è all'altro centro importante del trade.
Sono fondamentali questi. Andiamoli così. Adesso ci lasciamo giusto qualcosina e i cannoni. Vediamo un po'. Esplorazione finita. Siamo già al 14%. Allora, uniamo. Via. Fermati. Via il cavallo. Abbiamo solo 8 cannoni? Sì, probabilmente sono lì così. Allora, questi qua. Questi li uniamo. Facciamo. Qui così. Dove sono le truppe di Aragona? Sì, io voglio capire. Ah, sono già qua! Wow! Dai che ritornano velocemente in battaglia, ragazzi. Allora, queste qui gli diciamo di andare a farsi un giro non so neanche dove. Stiamo esplorando molto di più di quello che ha fatto qualsiasi persona nella storia. Cioè, è incredibile. Non del gioco, dico nella realtà. Abbiamo fabbricato un claim lì, bene. Stiamo fabbricando un claim anche di là. Teniamoci un diplomatico libero perché questa qui, ragazzi, cadrà in men che non si dica. Perché con 3 di siege è proprio favoloso. Facciamo così, anzi. Vediamo se questi qua. È un po' tesa la situazione, ma forse ce la facciamo. Intanto miglioriamo un po' le relazioni con Burgundy. No, mancano 15 giorni ora che torna. Milano portiamola in alto perché Milano era una pippa, poi hanno distrutto praticamente Savoia. È finita la tregua con questi, dobbiamo stare pronti a dichiarargli guerra prima possibile. 21%. Ma che stanno fermi a riprendersi quello, perdono un mese. I mamelucchi si sono ripresi da Ran e stanno arrivando. Ok. Dai, facciamo così. Perfetto, perfetto, perfetto. Grande. Allora, questo lo passiamo a Tlemcen e facciamo la pace con loro. Ma giusto appunto è tornata a casa, eh? Manco farlo apposta. Allora, questo. Perché no? Sei pure lo. Perché dice di no? Facciamo passare un giorno. È strano, dice 99%. Boh. Questo sarebbe il pistil. Non capisco perché non lo accetti. Dovrebbe farlo. Mandiamogliela lo stesso la richiesta, che cavolo. Hanno rifiutato. Vabbè, allora spostiamoci qua. E iniziamo a raccogliere le truppe. Un mese. Vediamo se adesso. No. Vediamo se adesso accetterebbero. No, a parte che non possiamo parlare per un mese. Abbiamo già fabbricato il claim sulle Bermuda, molto interessante. Questi stanno arrivando con 33.000 uomini, non so neanche dove cavolo li abbiano tirati fuori, non ne avevano così tanti. Total. No, non minimo, total massimo. Ho visto Napoli lì però, eh. Non mi piace questa cosa. 32.000 uomini, ne hanno come noi. Solo che noi ne abbiamo 5.000 nel Nuovo Mondo. Aragone è qui. Ho visto Napoli qua sotto. Ah! Napoli! Ripigliati! Dai, facciamo cadere questa che è il War Goal. Poi si scappa. Ma spero di riuscire a scappare. Quanto manca? 15 giorni. Questi arrivano il 21. No, il 4, altro che il 21. Allora, la città è qui. Queste qua. Bene, via. Via, 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 via. Vediamo se possiamo parlare con loro. Ma ti vuoi mettere in pausa, porca miseria? Ok.
Scusate, ma quando ci vuole ci vuole. Adesso l'accettano. Ci danno anche più soldi, bene. Ciao Mazzeb. Non esiste più. Op. Missione. Allora, Italian Ambition. Costruisce una grande flotta. 29 pesanti, non ci penso neanche. E stabilisce una cosa nell'isola delle Spezie. No, ragazzi, è troppo. È troppo presto. E Italian Ambition neanche. Allora, grande flotta, non me ne frega proprio niente. Ok. Abbiamo fatto pace, niente, abbiamo preso un po' di prestigio e abbiamo finito Accumulate Money, perfetto. Con tutti questi soldi stiamo per cappare lì. Allora, questo così arriva a 10. Madrid arriva a 20 e ci dà un macello di manpower e farei salire un po' anche lei a 20, perfetto. Ora siamo a posto. Gli uomini non è che non ne abbiamo però, eh. Facciamo un piccolo insieme di uomini. Ce la facciamo a crasharli? Qua siamo squilibratissimi. Facciamo così e con questi andiamo qua. Bene, peccato che con solo così pochi. Allora, a noi conviene attaccare, non essere attaccati, perché ho unità più offensive io. Quindi cerchiamo di attaccarli. Dov'è Aragona? Aragona, Aragona, Aragona. Non la vedo. Sarà in una zona di mappa a me scura. Niente, dobbiamo agire senza Aragona. Qua ce la facciamo andare a tappare questi. Cerchiamo di capire se ci conviene attaccare. Allora, loro stanno venendo di qua. Ormai noi siamo bloccati. Ovviamente arriviamo prima, quindi stiamo in difesa. Ok, abbiamo più uomini. Abbiamo morale poco più basso. Abbiamo più disciplina. Stesso numero di tattica. Meno cavalli, ma molti più fanti. Abbiamo fatto 6, comunque vedete che è ancora tutta bugga la grafica, ragazzi. Che schifezza. Dai, dai, dai. No, 9-8, 0-6, accidenti. Napoli, dove vai? Vieni ad aiutarci. Ok, li abbiamo sconfitti, ne abbiamo persi meno di loro. Quindi alla fine della fiera è andata proprio bene. Io farei un po' di pressure, quindi qua ne lasciamo due. E andiamo avanti. Ok, però penso sia meglio ricombinare un attimo gli eserciti. Ok, va bene. Dobbiamo ricombinare un attimo gli eserciti, poi possiamo andare da loro a menarli un attimino. Qua ci sono dei movimenti di navi aragonesi. Vorrei capire se per caso c'è su qualche loro uomo. Sono arrivati qua, grandi, 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 grandi. Ci siamo presi il War Goal. Andiamo avanti, non fermiamoci. Facciamo così, voi andate fino a Sirta e voi andate fino a Fezzan. Voi invece vi fermate lì dietro e voi venite pure fino qui. Perfetto, allora nel frattempo possiamo fare un claim sul Portogallo. No, 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 ho sbagliato tasto. La mia smania per dichiarargli guerra. Cos'è successo? Hanno preso anche un'altra colonia? O hanno conquistato? No, ne stanno facendo due assieme. Allora, facciamo Golden Coast. Claim per Golden Coast, che mi sembra un pochino più importante. E poi... Questa è una cosa che ho dimenticato di fare, accidenti. Vieni qui. Questo è arrivato da... Beh, un pochino. Speriamo non scoppi nessuna ribellione. E dovremmo prenderci anche un conquistador, quindi penso che
Adesso abbiamo già potenziato un po' tutti, questa qua può arrivare a 10, bene, quindi non ne spendiamo più, anche se siamo 1000 anni avanti, quindi ne abbiamo davvero troppi. Anzi, potrei fare un'altra cosa, visto che ne abbiamo davvero tanti, facciamo le tasse di guerra, così facciamo qualche soldo in più. E poi penso che mi convenga prendere un altro leader militare, magari questo qua muore. O lo facciamo morire, o lo mandiamo via semplicemente e pigliamo un conquistador perché volevo esplorare l'America del Nord e finire questa parte. Ok, continuiamo la guerra qua. No, non serve consolidare perché tanto sono delle pippe. Pomerania ha fatto pace, Pomerania ha fatto pace, vediamo quanto sta diventando grossa. Ui, guardate questo. Bene, 12.000. Cioè, si sono ripresi giusto lì. No, vai fino a Sirte comunque. Tu vai qua. Ci siamo, dai, abbiamo ribaltato la guerra. 14.000. Altro che Sirte, andiamo là. Ce la dovremmo fare. Allora, fai così. Tu arriva sin qua. E a questo punto attacchiamo. Presa. Bene, bene, bene. Tu vai giù. Tu vieni a Sirt. Tu vieni fino a qua direttamente. Perfetto. E stanno sbarcando di già gli aragonesi. Ottimo, mi piace come stanno andando le cose. Milano sei al massimo. No, non Liege, ma lui. Improve relation perché non so quanto tempo resteremo amici della Spagna, cioè della Francia. Della Spagna resteremo sempre amici, a meno che non avremo dei problemi interni. Urca, sono scappati. Questi qua continuiamo a distruggerli uno alla volta, quindi loro fanno fuori il manpower. A me piace questo modo di fare la guerra. Siamo riusciti a recuperarli? Oh, adesso mi sa proprio di sì. Vai che arriva anche Aragona. Tu dividi in due e vai lì a Bagunzi. Dai. Bene che ci sono anche gli eserciti aragonesi. Perfetto, mi piace un sacco. Andiamo avanti, fino al Cairo, ragazzi. Questa è come se fosse la prima guerra mondiale, noi siamo l'esercito italiano. Andiamo e facciamogli il culo. Questi cosa sono? Vabbè, Luis Enrique è lì, Enrique lo studioso. Abbiamo tutti i nostri cannoni qui. Castiglia ha preso Baganzi. Bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Pigliamo quella roba lì. Però diciamo ad Aragona che deve venire qua con le truppe. In realtà l'unico amico di cui mi interessa è Aragona, perché a sto punto. Anzi, possiamo dire anche di essere aggressivi, perché praticamente il nemico è mezzo morto, quindi possiamo davvero essere aggressivi in questo momento. Possiamo dire ai vassalli di essere aggressivi, tutti, va bene. Qua sono arrivati. Molto interessante, e non abbiamo perso nessuno, ottimo. Allora, a sto punto miriamo un po' le relazioni con Napoli. Napoli che non sono. No, ma chi se ne frega. Salisburgo. Salisburgo è diventata enorme, ragazzi. Non ho mai visto Salisburgo così forte. Improve relation con Salisburgo, dai. A parte che. Qua abbiamo questo. Mercantilismo. Lì siamo al massimo. A parte che qua. No, attenzione. La Boemia sarà nuovo imperatore. Quanti anni hai, Austria? 52, quindi c'è davvero la possibilità che il nuovo imperatore non sia tu. Aia, 9 contro 0. Sì, ma siamo sfortunati con i dadi, eh. Andiamo avanti.
Alessandria. Aragona sta facendo scendere altri uomini, ne sono certo. Dai, un tiro buono, generale napoletano. Ok, abbiamo ribaltato completamente la situazione. Adesso stiamo fermi qua. Non possiamo rincorrere fino a Damasco. E riorganizziamoci un attimo ad Alessandria il Cairo. Questa guerra è fatta, ragazzi. Abbiamo claim su Golden Coast. Facciamo i claim su tutto, su questo anche. Adesso dichiariamo guerra al Portogallo e ci pigliamo tutto. Tanto giù non hanno forti. Quindi basta teoricamente 10 unità e ce li pigliamo tutti. Facciamo questo. Bene. Diplomatic reputation più alta. Sì, dai, va bene così. Siamo un po' sotto come manpower, però ne valsa la pena. Adesso li umiliamo. Quanti uomini avete ancora? Questi qua stanno reclutando come dei matti. 23.000 uomini loro, però mi rendono abbastanza sicuro, dai. Siamo un po' qui, un po' lì. Bene. Esplorazione finita. Caffè. Allora, vai a esplorare le terre di quel posto là. Ok ragazzi, direi che possiamo interrompere il video qui. Come al solito non ho guardato il tempo, quindi abbiamo superato la mezz'ora, anche se di poco. E spero che vi sia piaciuto. Siamo riusciti a ribaltare velocemente l'esito di questa guerra, è andata molto bene questa battaglia qua. Adesso il Peace Deal, non abbiamo nessuno con cui farlo, quindi torna a casa da qua. Sarà comunque prenderci questa provincia, umiliarli e prendergli i soldi. Niente di più e niente di meno. Dopodiché ci dedichiamo all'Inghilterra, alla Britannia e al Portogallo. E poi vediamo se fare qualche guerra qua, cercando di recuperare un attimo il manpower senza fare guerre eccessive in Europa. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace o fatemelo sapere con un commento. E magari condividete il video con i vostri amici se questa serie vi sta piacendo. E ricordatevi ovviamente di iscrivervi se questo video vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti!